tutti. Salve a tutti. Buon proseguimento. No, grazie di tutto. E poi tutti guardano. Ringraziamo Telecitofono che riprenderà questa serata, per cui gli abitanti di Via Vito da Castello potranno, avranno occasione di vederci, e ringraziamo anche coloro che hanno preso parte al dibattito. Questa sera la festa ha subito una piccola variazione, per cui il programma, e questo testimonia parte del rapporto pubblico. L'argomento di per sé in realtà è molto interessante, anche perché coinvolge un settore politico-culturale che nel nostro paese, diciamo così, sta vivendo un momento di forte criticità. Non è una questione di oggi, è una questione ormai di alcuni anni, ed in particolare noi come gruppo di S del Consiglio Comunale abbiamo dato vita a questa iniziativa per affrontare un tema che ci sembra importante, cioè come attraverso nuovi mezzi, in particolare information technology communication, o comunque mezzi di comunicazione, possano nascere nuove forme di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini. Questa sera con noi vi saranno diversi relatori che ringrazio di aver preso parte al dibattito, ed in particolare Andrò del circuito Telestreet e di Orfeo TV di Bologna,
Tommaso Minerva, docente presso l'Università di Scienze della Comunicazione e dell'Economia, che si occupa tra gli altri di un progetto legato anche qui a sistemi di comunicazione e rete civiche. Massimo Bassi di Telecitofono, che è la prima televisione di strada che è nata a Reggio Emilia, aderisce al circuito telestrita nazionale, e Eros Lareschi di Agac.it, che diciamo, si occupa di questa nuova forma promossa dalla regione Emilia-Romagna, che per l'appunto piano telematico regionale, attraverso il quale si collegheranno le diverse amministrazioni come nuova forma di sviluppo di servizi. Per cui io passerei subito la parola a Massimo Bassi di Telecitofono, al quale chiedo di spiegarci un po', di raccontarci come nasce Telecitofono, come nascono le televisioni di strada in Italia, perché nascono e che cosa, diciamo così, quali prospettive ha Telecitofono a Reggio Emilia. Cercherò di essere breve. Sì, perché c'è un audio pessimo. Dunque, Telecitofono nasce, inserendosi da subito nel circuito Telestream, nasce proprio perché noi avevamo visto l'esperienza di Orfeo e già tutte le altre che erano partite il 22 febbraio 2003. E un anno dopo, il 21 febbraio 2004, siamo riusciti a far partire Telecitofono di Avvio da Castello a Reggio Emilia, grazie ai finanziamenti ricevuti dall'università, cioè ci proponevamo come gruppo di studenti e con l'intento di raccogliere poi i cittadini della via. Cioè noi trasmettiamo adesso su via Guido da Castello fino ad arrivare alla circunvalazione e dalla parte opposta fino all'isolato San Rocco, poi con tutti i problemi che ha segnale per raggiungere l'antenna, però praticamente con buona volontà si può ricevere il segnale. Quello che abbiamo trasmesso finora sono state diversi incontri in diretta, soprattutto nell'avvicinarsi all'appuntamento elettorale passato, sono stati trasmessi video in VHS ricevuti da persone che abitavano lì vicino, che hanno dei negozi lì, sono stati trasmessi dei video degli studenti e del materiale scaricato da internet che poi appartiene a produzioni di delle altre televisioni di strada italiane. L'esempio di quello che abbiamo fatto noi è stato appunto fatto più o meno in modi diversi, però in, diciamo 50, forse anche di più, forse anche, qualcuno dice 100 piccoli quartieri in Italia, ce n'è di quelli dove funziona con una grande partecipazione, quelli un po' meno, quelli che riescono a trasmettere in modo più diffuso e alcuni che hanno gli affezionati poco più. Questo è Leonardo. L'appuntamento più curioso, no? Quello, secondo me, quello che la nostra idea principale era il citofono. Nel senso, noi abbiamo lo studio, diciamo, che avevamo lo studio che è al primo piano, cioè, quindi bisogna fare le scale e si va su. Noi non avevamo un contatto diretto, per esempio, con la strada, no? E l'idea nostra è stata colleghiamo il videocitofono che c'è già all'antenna. In questo modo chiunque passa dalla strada può attraverso il videocitofono collegarsi e parlare, perché lì passa video e passa audio. E questo è stato fatto, cioè siamo riusciti a incanalare l'uscita video del citofono dentro l'antenna, poi abbiamo preso con il microfonino l'audio della cornetta, passata anche quella dell'antenna. E per un certo periodo chi suonava quindi andava in diretta, poi se qualcuno a casa sua era collegato sulla nostra frequenza riusciva a vedere quello che veniva detto dai passanti. Quindi questo, diciamo, nella nostra idea si può fare, per esempio, non so, il primo maggio c'è un sacco di gente che passa
su punti di aggregazione, o durante la domenica, che penso che durante la settimana chi passa si fermi a dire chissà che cosa, però se poi non funziona può prendere piede. E ad ogni modo noi volevamo proporre questa esperienza come anche una cosa riproponibile ognuno di noi a casa sua, nel senso che poi tutto sommato la spesa che abbiamo sostenuto è stata abbastanza bassa, se non ha già in casa una videocamera o un computer, diciamo che ha già metà di quello che gli serve, anche più della metà, quindi idealmente uno, i condomini poi sono ancora più facilitati a fare un'esperienza di televisione di condominio appunto, o di quartiere. Tanto basta un'antenna di quelle che si comprano solitamente per ricevere e un piccolo trasmettitore che poi si collega all'antenna in grado di trasmettere su una frequenza libera. Sì. Grazie Massimo, sì, è bene ricordare, lo farò, lo farà tra poco Ambrogio Vitali, meglio di quanto potrò fare io. Per noi è molto difficile stare da questa parte perché il rumore assordante delle persone che stanno frequentando la libreria è una dura prova, almeno dal punto di vista della connessione del pensiero, sempre per rimanere in tema. Però uno dei motivi per cui nascono le telestritte è quello di, come diceva anche Massimo, lo riprendeva, è quello di facilitare l'accesso dei cittadini comuni, cioè di ogni persona che normalmente non si immagina neppure cosa sia una televisione, come sia fatta, quali siano le regole di un palinsesto televisivo, la possibilità dei cittadini di partecipare alla realizzazione di una televisione. Per cui più che emissione, in questo caso è per l'appunto immissione di persone, di idee, di culture diverse, e questo è probabilmente uno dei significati maggiori delle televisioni di strada oggi. Però c'è uno sviluppo interessante che interessa anche le amministrazioni comunali e gli enti pubblici. È uno sviluppo di cui ci parlerà per l'appunto Ambrogio, ed in particolare di come oggi porre in parte risposta a uno degli interrogativi maggiori di cui anche come amministratore comunale, insomma, del comune di Reggio Emilia, in questa campagna elettorale, dal mio piccolo punto di vista, ho cercato di elaborare, cioè quello del rapporto tra enti pubblici e cittadini, un rapporto che sta divenendo sempre più difficile e che in un certo senso attraverso le nuove tecnologie può trovare nuove risposte, per cui io chiedo a te di spiegare questi nuovi sviluppi. Pronto? Sì. Dunque sì, noi stiamo in questo ultimo periodo stiamo lavorando alla possibilità di dare vita là dove è possibile, dove ci sono amministrazioni locali sensibili, di dare vita a piccole televisioni che nel Nord Europa, in Nord America, in Canada già esistono da più di 10 anni, a piccole televisioni che si definiscono più o meno in questo modo: televisioni comunitarie ad accesso pubblico, oppure open channel o televisioni civiche, tanti modi per dire la stessa cosa. Che cos'è una televisione civica, per esempio, nel Nord Europa, che esistono già da 10 anni? Dunque è una televisione che innanzitutto nasce a partire da risorse pubbliche, da risorse locali pubbliche, e sono televisioni che si pongono un problema: come offrire ai propri cittadini un mezzo di comunicazione locale, pubblico, affinché i cittadini possano, come dire, dare, insomma, esprimere i propri bisogni di comunicare, di raccontare, di dire ciò che hanno da dire o da raccontare. Naturalmente quello che è successo in Belgio, in Olanda, ripeto, già più di 10 anni fa, è stato preceduto da una, come dire, da un dibattito culturale che ha attraversato tutte le loro società, che è arrivato a pensare il bisogno di espressioni che ogni cittadino, come dire, ha in sé, è portatore,
come un bisogno paragonabile al, come dire, a bisogni, al, che ne so, al bisogno della scuola pubblica o della sanità pubblica. Detta così sembra una cosa molto forte, in realtà se pensate a quello che sta succedendo per esempio in Italia, dove i cittadini in grandissima parte sono esclusi dal sistema generale della comunicazione, capite che è una questione molto seria. È molto seria anche perché l'Italia è un paese da questo punto di vista veramente singolare. Dunque in Italia ci sono 3 milioni di persone che non comprano mai il quotidiano, mai. Poi ci sono 5 milioni di persone che lo comprano saltuariamente, vale a dire a Pasqua e a Natale. Ci sono altri 8 milioni di persone che comprano il giornale una volta alla settimana. Questo per darvi il quadro della, insomma, di che strano paese sia l'Italia. In più, in Italia si vendono 4 milioni 800 mila copie di quotidiani, circa un terzo rispetto a quelli che si vendono per esempio in Francia o in Inghilterra. Naturalmente in questo numero di copie sono comprese anche le copie dei giornali sportivi. Cosa significa tutto questo? Una cosa banale, che gli italiani guardano la televisione piuttosto che leggere i giornali. Questo fa sì che l'opinione pubblica, il cervello sociale, l'immaginario collettivo sono in grandissima parte determinati dalla potenza e dalla pervasività della televisione. In Italia la questione televisiva la conoscete tutti, c'è un primo ministro che è proprietario di 3 canali televisivi e controlla quegli altri 3 pubblici. In realtà controlla anche il 90% delle televisioni locali attraverso meccanismi di scambio di programmi, di materiali e di spazi pubblicitari, per cui di fatto la situazione della comunicazione televisiva in Italia è una situazione di fortissimo monopolio. Ed è una situazione che è guardata con grande attenzione anche dalle altre democrazie europee, le quali si stanno interrogando in diversi modi come evitare che accada anche a casa loro quello che è successo in Italia. Per dirvi, in Francia è stata istituita una commissione che ha lavorato 2 anni. Alla fine di questi 2 anni di lavoro la commissione ha definito alcune questioni importantissime, che sono: 1. Era una commissione che era, come dire, doveva lavorare proprio attorno al capire che tipo di potenza sulla formazione dell'opinione pubblica ha la televisione. Dopo 2 anni di lavoro hanno scoperto che la potenza che ha la televisione sulla formazione dell'opinione pubblica è gigantesca, tanto che la soluzione che questa commissione francese ha proposto, poi non attuata, era quella di interrogarsi su come introdurre nella Costituzione, cioè nella legge fondamentale fondativa dello Stato, regole certe che garantissero il pluralismo e la democrazia e un sistema democratico dei mezzi di comunicazione. Questo per dirvi l'importanza che ha oggi, insomma, ormai questo mezzo. Bene, noi a Bologna abbiamo, come forse qualcuno di voi sa, se non lo sapete ve lo dico io, abbiamo avviato un'esperienza che è andata sotto il nome di televisione di strada. Naturalmente quando abbiamo dato vita a Orfeo TV non è che pensavamo di fare il terzo polo, non ci abbiamo mai pensato. Avevamo l'intenzione di creare una situazione simbolica che potesse aprire un dibattito nel paese, insomma, su questi temi, sui temi della democrazia e del pluralismo delle informazioni. E abbiamo, insomma, un'esperienza poco più che simbolica, perché dal punto di vista dell'audience non è che si fa la guerra per Berlusconi. Però aprendo quell'esperienza, cos'è che abbiamo voluto dire? Una cosa semplicissima: abbiamo voluto dire che i cittadini devono poter riappropriarsi della possibilità di dare vita a mezzi di comunicazione che possono soddisfare i propri bisogni di espressione.
Questa esperienza oggi sta evolvendo attraverso un paio di esperienze che stiamo consumando in Toscana con due sindaci toscani, non a caso naturalmente di sinistra. Stiamo tentando di evolvere questa esperienza che è nata appunto in modo illegale e come pugno sul tavolo contro il monopolio di fatto che si è venuto a creare in Italia, verso esperienze appunto nord europee, di tipo nord europeo. Cioè, cosa stiamo? Stiamo lavorando a dare vita a televisioni civiche, una nel comune di Peccio in Toscana e un'altra che si sta avviando adesso nel comune di Lastra Signa, sempre in Toscana. Ora, qui cosa abbiamo fatto? I sindaci di questi due piccoli comuni, il comune di Peccio ha 6.000 abitanti, quello di Lastra Signa 20.000, ci hanno chiesto di collaborare con loro per dare vita a un'emittente civica locale, all'interno della quale i cittadini potessero approdare per appunto dire quello che c'è da dire, quello che hanno da dire. Dunque, a Peccioli siamo a questo punto. Il comune ha comprato tutte le attrezzature per trasmettere. Il Ministero delle Telecomunicazioni inizialmente ci aveva dato l'autorizzazione per cominciare a trasmettere e avevamo cominciato a trasmettere. Poi è arrivato uno stop, sempre dal Ministero delle Telecomunicazioni, perché devono vedere bene se siamo in regola oppure no. In realtà siamo assolutamente in regola, perché abbiamo scovato nelle pieghe della legge Maccanico un vuoto di legge che permette a un'amministrazione pubblica di dare vita a una televisione civica. Interessante rispetto... Come dire, abbastanza interessante è stato il lavoro che abbiamo fatto sul percorso che ci ha portato a creare le condizioni per far funzionare veramente questa televisione. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo insomma, fatto questo percorso che adesso vi racconto. Prima di tutto abbiamo dato vita a un'associazione a cui ogni cittadino del paese poteva accedere, ed era un'associazione che si sarebbe occupata di pensare, progettare, organizzare e riempire quella che sarebbe stata la futura televisione civica. Dentro a questa associazione sono confluiti tutti i cittadini che erano interessati all'argomento, più tutto il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale, per dire l'ARCI, le associazioni legate, che ne so, ai temi ambientali, alla pesca, al disagio sociale e così via. E all'interno di questa associazione larga è nata piano piano una redazione di soggetti, di individui, di persone che dopo un corso di formazione che abbiamo fatto sempre noi, un corso di formazione che ha formato tutte le figure professionali necessarie per funzionare la televisione, dal giornalista al montatore, dal regista al giornalista e così via. È nata una redazione che ha cominciato a lavorare e a costruire il primo palinsesto di questa televisione, di questa piccola televisione di villaggio. Poi, come vi dicevo, ci hanno stoppato. Credo che riprenderemo presto, perché dal punto di vista legale abbiamo assolutamente ragione noi. Comunque per ora siamo fermi. Ora, tutto questo per dire che cosa? Per dire che secondo noi, in una condizione come quella italiana di sostanziale monopolio, l'unica possibilità che noi individuiamo per rompere questo muro orrendo del monopolio berlusconiano è quella di dare vita a una proliferazione gigantesca, il più plurale possibile, di emittenti, di mezzi di comunicazione di prossimità, cioè capaci di parlare ai cittadini e capaci soprattutto di trasformare i cittadini da passivi in soggetti attivi. I cittadini devono smettere di guardare la televisione e devono cominciare a farla. Questo è lo slogan che noi usiamo. Adesso vorrei passare la parola, potrei andare avanti molto tempo, ma siccome c'è la credo che valga la pena, cioè, vi ho solo accennato così alcune delle esperienze che stiamo, poi se volete se ne parliamo ancora. Allora io darei la parola per...
www.ciclodiaga.it e ci racconta, diciamo così, il progetto legato alla regione Emilia-Romagna, legato alle reti. Dovremmo provare a vedere qualcosa tra un pochino. Sei in ordine, tu Andrea intanto provvedi al ripristino e chiedo a Tommaso Minerva di intervenire e di parlare di questo progetto di cui alcuni docenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare della Facoltà di Scienze della Comunicazione, si sono fatti portavoce, legato per l'appunto a questa esperienza di Urban TV e di comunicazione urbana. Dunque, provo a raccontare abbastanza velocemente e brevemente il nostro progetto, però prima permettetemi di raccontarvi una storiella. Spero che non sia successo nulla da dietro. Dunque, noi abbiamo guardato con estrema attenzione, siamo stati fortemente ispirati dall'esperienza bolognese, che è l'esperienza che ha ispirato tutta questa serie di iniziative. La storiella è questa: esisteva un tempo il reame delle noci, no? In cui tutte le transazioni economiche venivano scambiando delle noci. Esistevano delle noci gialle e delle noci verdi, e c'era uno che era proprietario delle noci gialle, che prima o poi è diventato anche proprietario delle noci verdi, per cui tutti erano costretti a utilizzare le noci gialle o verdi di questo personaggio per acquistare, per operazioni. Ma tutti gli altri nel paese avevano accesso tranquillamente alle noccioline, tanto per dire, tutte le noccioline, però erano costretti a utilizzare le noci. Ora, i capi dell'opposizione facevano un po' di cagnara, gli davano, ma vogliamo instillare un po' di democrazia nel mercato delle noci, vogliamo fare in modo che tutti possano avere accesso alle noci, vogliamo costruire delle nostre piccole noci. Se non che in un dibattito di una sera d'inverno, più o meno come questa, con poca gente, dall'angolino un ragazzino disse: ma e se cominciassimo a utilizzare le noccioline piuttosto che le noci? Allora, la cosa fuori di metafora, la cosa è questa: fino a che continuiamo a restare legati a un modello di comunicazione che preveda l'utilizzo, o perlomeno che si basi sempre e comunque sull'utilizzo degli stessi sistemi, resteremo sempre comunque schiavi di poteri già costituiti e già predominanti. Allora, quello su cui ci stiamo interrogando è
su quale ci siamo interrogati nella facoltà di scienze della comunicazione di Reggio Emilia e se all'interno della nostra cultura, della nostra società ci siano spazi per costruire dei modelli di comunicazione diversi rispetto a quello attuale. E appunto lo spunto dell'esperienza bolognese è stato molto interessante perché si è partiti da lì, cioè l'esperienza di una comunicazione, non la chiamo televisione perché non la voglio chiamare televisione, l'esperienza di una, di un sistema di comunicazione, di un sistema di accesso e di trasmissione dell'informazione partecipata, democratica, socializzata, in cui il cittadino prima di diventare un fruttore diventa anche un soggetto promotore, un soggetto attivo nella comunicazione. Questo è stato il nostro spunto, su questo stiamo cercando di lavorare qui a Reggio Emilia. Perché Noci e perché Nocciolino non Noci? Perché in mezzo il come si decide di trasmettere totalmente il segnale è fondamentale. Il mezzo televisivo è per sua natura fortemente gerarchico, ossia siamo sfortunatissimi che ci lanciano delle noci addosso. Il mezzo televisivo è un mezzo fortemente gerarchico, chiunque ha le mani sull'interruttore dell'antenna decide cosa diavolo trasmettere e come trasmetterlo. Sia esso un imprenditore milanese, sia esso il presidente di una community oppure il rappresentante di un gruppo di cittadini, esiste sempre e comunque un nodo capace di definire e determinare quale deve essere il messaggio da inviare. Questo può essere più o meno reso democratico facendo partecipare i cittadini nella gestione di questo potere, però il potere centrale resta il comune. Allora, ci siamo interrogati sul tema. È possibile capovolgere questo sistema? È possibile fare in modo che i centri e i nodi... Devo smettere qui quando più veloce più ci cadono le noci addosso. È possibile fare in modo che questo sistema possa essere capovolto? È possibile fare in modo che i cittadini possano non essere cittadini, le associazioni possano non essere filtrati, cioè non ci possa essere nessuno che decide in funzione di logiche più o meno democratiche, più o meno partecipate, cosa mettere dentro quel segnale. Una possibile risposta, e su questo faremo un interessante esperimento qui a Reggio Emilia, è proprio quello di provare a non utilizzare il mezzo televisivo, provare a capire se all'interno di una comunità più o meno ampia, più o meno coesa con questa reggiana, sia possibile distribuire in senso reale, cioè distribuire potere della comunicazione senza utilizzare il mezzo televisivo. Le tecnologie attuali ci consentono di fare questa è la nostra scommessa, puntare sulle tecnologie di cui si parlerà adesso per provare a fare in forza per provare a fare in modo che i centri di distribuzione del segnale siano molti, cioè le scuole, le associazioni, le biblioteche, senza dover passare attraverso una lezione di filtro, ma fare in modo che il centro sia soltanto un repository, sia un sistema che un collettore piuttosto che un distributore di segnali. Su questo stiamo lavorando, su questo vorremmo capire, in termini politici, su questo noi avevamo un'intesa con l'amministrazione precedente, vorremmo capire anche quanto la nuova amministrazione abbia voglia di investire in questo progetto e anche quanto l'AGAP abbia voglia di investire anche finanziariamente e tecnologicamente in questo progetto che prevede appunto l'utilizzo di un sistema di non multimediale ma di diversi media, credo televisivo forse anche ma estremamente marginale, sistemi di comunicazione distribuiti via cavo,
l'intero sistema. Vieni senza l'utilizzo di PowerPoint, questa sera non va. Grazie il coraggio che avete questa sera, visto i vari disguidi. L'obiettivo di questa breve comunicazione è quello di provare a chiarire e capire se e come le nuove tecnologie possono aiutare ad avvantaggiare processi di partecipazione democratica dei cittadini. Questa è un po' la cosa. E vi dico subito quale sarà poi alla fine la conclusione. Penso che le tecnologie possono essere anche di grande aiuto a favorire i processi di avvicinamento della pubblica amministrazione ai cittadini e viceversa, a condizione però che la tecnologia sia strumento di un modello partecipativo, che non sia la tecnologia a guidare. Quando parliamo di nuove tecnologie, tentando di provare un po' a dare qualche piccola definizione, parliamo di una simbiosi che si è creata proprio in questi ultimi anni, sempre di più, tra informatica e telecomunicazione. Tipico esempio è la rete. E più nella rete, no? Pensiamo a internet ad esempio, è più importante, voglio dire, il sistema di connettività o i computer che distribuiscono le informazioni. Sono entrambi importanti, ed è proprio questo oggetto, questo concetto di rete a cui si fa riferimento quando si parla di nuove tecnologie. All'interno dei processi di innovazione tecnologica, le iniziative di e-government sono quelle che hanno un po' caratterizzato questi ultimi anni. Che cosa intendiamo per e-government? Utilizzo questa parola in inglese, scusate, ma mi sembrava più complicato provarla a tradurre. Ecco, proviamo invece a definirla e capirne quali sono i contenuti. Con progetti di e-government, con le iniziative di e-government, si intendono dei progetti che hanno sostanzialmente tre obiettivi: quello di avvicinare i servizi ai cittadini, proponendoli ad esempio anche online, quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico di una zona, e quello di contribuire a creare uno sviluppo economico che sia equilibrato ed armonioso, quindi che non vengano privilegiate soltanto le grandi linee, le grandi aree urbane, ma anche il territorio meno densamente popolato. Su queste tematiche delle government sono intervenuti tutta la sequenza degli enti pubblici, sia quelli europei, sia il governo italiano con l'istituzione di un ministero specifico, il Ministero di Stanca, di Innovazione Tecnologica, sia la regione, ed è questo il motivo per il quale poi come AGAC siamo interessati a questi progetti, perché la regione ha lanciato un piano telematico regionale e ha individuato nella ex municipalizzata, nelle multiutility locale, il soggetto che questo tipo di rete realizza concretamente. Quindi a Reggio Emilia il piano telematico regionale sarà realizzato da AGAC, ma anche le pubbliche amministrazioni locali hanno fatto i loro investimenti. In provincia di Reggio, pensiamo al comune di Reggio senz'altro, ma anche al comune di Correggio con l'associazione dei comuni che ci sono attorno, ma anche gli 8 comuni della Bassa stanno pensando a progetti, Castelnuovo Monti, Casalgrande, tutti i comuni che hanno investito su progetti di e-government. E
Quindi parliamo di attenzione e di risorse finanziarie che sono andate in questa direzione. Tutti questi progetti hanno portato con sé però sia luci che ombre. Diciamo tra le cose più significative, positive che sono state portate avanti, ci sono tutto il superamento di una serie di rigidità amministrative, una collaborazione tra pubblico e privato che in qualche modo si è andata intensificando in questi ultimi anni e soprattutto una collaborazione tra i vari enti e livelli di governo, quindi tra regioni, province, comuni, e queste iniziative qua tendono anche a favorire l'associazionismo tra i piccoli comuni. Se vogliamo individuare invece carenze rispetto a questi temi, possiamo dire che questi progetti qua hanno fatto un po' troppo affidamento alla tecnologia e hanno poco curato l'usabilità reale dei servizi online e non si sono curati forse a sufficienza del fatto che tutti i cittadini potessero arrivare a questi servizi. Quindi diciamo una scarsa usabilità e una scarsa accessibilità. All'interno dei, adesso arriviamo un po' al cuore del tema di stasera, all'interno dei progetti di e-government, la sottoarea dei progetti proprio legati alla partecipazione sono stati chiamati e-democracy, cioè democrazia elettronica. Ed è proprio su questo tema qua che questi progetti qua hanno mostrato maggiormente la corda e una scarsa efficacia. In particolare si sono create eccessive aspettative dalla tecnologia e soprattutto dall'uso dell'internet, nel senso che si è pensato che arrivando all'internet poi automaticamente si arrivava a tutti i cittadini, cosa che sappiamo non essere assolutamente vera. Non solo, ma si è teso a dare eccessiva enfasi al ruolo delle tecnologie nel campo proprio della decisione politica, cioè al voto elettronico, no? Quindi dicendo che anziché consultare i cittadini una volta all'anno, una volta ogni 3 anni, possiamo consultare una volta al mese, una volta a settimana, possiamo fare il referendum in rete, ecco, non pensiamo che questa sia la soluzione, no? A parte che l'eccessivo uso della componente elettronica crea nuove forme di esclusione, ma non crediamo che questo sia il modo per approcciare dei processi di partecipazione reale. Allora, vediamo invece un attimo come un modello partecipativo dei cittadini può essere caratterizzato. La prima cosa da attivare, e da questo potremmo proprio prendere esempi dall'esperienza inglese, è quello di attivare servizi e processi della pubblica amministrazione che abbiano al centro il cittadino, non al centro l'organizzazione della pubblica amministrazione. Faccio un esempio proprio preso dall'esperienza inglese, che è quello di organizzare la pubblica amministrazione secondo gli eventi della vita del cittadino: nascite, traslochi, morti, nozze, no? Quindi non ufficio che si occupa delle carte in vita, l'altro ufficio che si occupa di qualsiasi un certo tipo, ma il cittadino che deve fare un trasloco sa che deve fare una certa, quindi far ruotare e riorganizzare i servizi rispetto appunto agli eventi della vita. Quindi questo è il primo obiettivo di un modello partecipativo. L'altro obiettivo è quello di aumentare il coinvolgimento dei cittadini, no? Strutturando le forme di ascolto. Ovviamente l'obiettivo poi alla fine è quello di sviluppare il senso di appartenenza, il senso di identificazione del cittadino nella propria terra, nella propria città. E sappiamo bene che società coese
producono anche aziende coese producono sviluppo e ricchezza e quindi diciamo un benessere complessivo per tutti. E questi discorsi quindi non riguardano soltanto quindi la pubblica amministrazione e i cittadini, ma riguardano anche gli enti, i soggetti che operano sul territorio. E fa piacere che ci sia qua un noto sindacalista, notari, perché sicuramente anche il sindacato rispetto a queste nuove forme può riconfigurare il proprio ruolo e può attivare nuove forme di partecipazione, nuove forme di controllo anche sociale e nuove forme di ascolto. Ecco, all'interno di questo discorso è chiaro che la tecnologia può avere un ruolo, perché ci aspettiamo sul filbotto. All'interno di questo discorso la tecnologia può avere un ruolo perché è quella che consente la trasmissione di quella che potremmo chiamare una nuova forma di energia, cioè la conoscenza. No? E quindi attivando per la provincia di Reggio Emilia il piano telematico regionale e poi partendo da quello per completare il collegamento tra le pubbliche amministrazioni intesi in senso lato, quindi scuole, ospedali e quindi e favorire proprio anche la diffusione della tecnologia tra i cittadini, si creano proprio le premesse perché chi poi possiede i contenuti, e oggi stasera abbiamo visto proprio chi possiede, chi lavora sui contenuti di carattere televisivo, possa utilizzare questo sistema di connessione per arrivare proprio ai cittadini e quindi favorire in questo lo scambio di conoscenza e una partecipazione bidirezionale, quindi non solo la pubblica amministrazione che comunica, ma anche i cittadini che possono comunicare e intervenire. E sappiamo che una delle caratteristiche fondamentali della televisione digitale è proprio questa, la capacità, il passaggio dall'utente della televisione, dell'essere soltanto un soggetto passivo, ad essere anche soggetto attivo. Grazie, vi ringraziamo dello stoicismo che dimostrate. Verrebbe in mente una battuta molto semplice: piuttosto che parlare di libertà di informazione, in questo paese succede di tutto. Questa sera ne è un'ulteriore, insomma. Per cui io mi trovo veramente in imbarazzo a continuare in questa situazione, perché io faccio fatica a, cioè noi facciamo fatica a capire il rumore assordante. Non lo so, decidiamo insieme cosa facciamo. Voi sentite molto bene, ma... Sì, perché... No, ma il problema vero è questo, cioè comunque rimanere in un ambiente di connettere veramente il pensiero con la parola, perché qui è impossibile. Prova, dato per scontato che quel sistema lì non si usa più, per cui inviterai Gianluca ed Andrea ad abbandonare quella postazione, perché Eros ha già ampiamente illustrato i suoi progetti senza l'utilizzo di PowerPoint. Farei così: se ci sono alcune domande e approfondimenti da parte vostra, continuerei un attimo la discussione, anche se veramente è una situazione quasi incredibile, o se no chiuderei chiedendo eventualmente a... Sì, ci sono delle domande? Prego. Volevo chiedere se... sono alcuni, diciamo, esperimenti, se al di là di come è nata, quindi le motivazioni politiche l'hanno portata, eccetera, cioè se la televisione digitale può rappresentare comunque un'opportunità.
importante, se ci sono dei progetti in atto a riguardo. Sappiamo che il ministro dice che sono state chieste 150 concessioni o qualcosa del genere poi tempo fa. Il governo promuove in tutti i modi sia l'acquisto delle apparecchiature, che sono praticamente regalate, che anche progetti, chiede progetti che usino il territorio digitale. Mi chiedo se anche la democrazia possa usare questo strumento, quali sono le prospettive. Mi pare di aver sentito dire da qualcuno che ha presenziato un convegno che le prospettive sono comunque incerte, cioè pare che nel momento in cui è cessata la pubblicità dei decoder del digitale, è cessata anche praticamente la vendita, quindi ha avuto un'impicchiata molto decisa. Dunque, la questione della TV digitale oggi in Italia si può descrivere così. Il digitale terrestre è ricevibile dai cittadini con i loro televisori che hanno adesso, aggiungendo un decoder che costa attualmente fra i 60 e i 120 euro. No, 9 euro, però 9 euro non è interattivo, siccome la televisione digitale è tutta giocata sul fatto che tu puoi intervenire, eccetera, no? Perché sennò, quindi devi attaccarti al telefono, ci vuole un decoder che costa fra i 60 e i 120 euro, ma non è tanto la spesa che è necessaria. La cosa è questa, che se tu compri il decoder oggi, oppure una televisione digitale direttamente, cos'è che vedi nella tua televisione digitale? Nient'altro che quello che vedi con la televisione analogica, cioè vedi Rai 1, Rai 2, Italia 1, no? Nel senso che non ci sono nuovi soggetti. Il digitale terrestre cosa fa? Moltiplica la possibilità di nuovi canali, nuovi emittenti. Tieni conto che nello spazio di una frequenza analogica ci stanno 4 o 5 frequenze digitali. Di bassa qualità ce ne stanno anche 8, di buona qualità ce ne stanno 4 o 5. Quindi in Italia ci sono 21.000 frequenze, per coprire tutto il territorio nazionale, le varie emittenti usano 21.000 frequenze. Tieni conto che in Germania e in Francia con un terzo di questo numero si coprono paesi come Germania e Francia che sono più grandi dell'Italia. Quindi c'è anche uno spreco pazzesco dei ripetitori, della tutta la struttura di ripetizione è molto ridondante in Italia, per cui in realtà si potrebbero avere migliaia di nuove emittenti, di spazi per nuovi emittenti. Per esempio le televisioni di strada trasmettono in coni d'ombra, potrebbero benissimo utilizzare delle nuove frequenze digitali perché ce n'è tantissimo. Ma la questione non è questa, perché la situazione italiana è assolutamente chiusa. Ora, diciamo così, se tu fossi un imprenditore che vuole fare televisione, per esempio vuol fare una televisione digitale, le frequenze ci sono perché si sono liberate, e deve entrare in un mercato come quello italiano, dove c'è un monopolista grande come un gigante assoluto,
che in realtà a te imprenditore non ti permette di entrare nel mercato. Tu se investi 10.000 miliardi per aprire un canale nazionale televisivo, li butti via perché non puoi competere con un monopolista. Quindi, uno, c'è stata una moltiplicazione di frequenze in Italia che nessuno utilizzerà, tant'è vero che adesso i gestori delle frequenze hanno cominciato a regalare. Telecom ha regalato una frequenza al Comune di Bologna, ne ha proposto una a noi gratis naturalmente per fare sperimentazione, non sanno a chi darle perché non c'è nessun produttore di contenuti che utilizzi le frequenze digitali. Il mercato italiano della televisione è un mercato chiuso e la legge Gasparri non fa altro che fotografarlo e fermarlo e bloccarlo. Questa è la situazione del digitale terrestre in Italia. Grande opportunità perché c'è una moltiplicazione di frequenze, ma nessun soggetto che entrerà su questo mercato perché dovrebbe confrontarsi con un gigante che non glielo permette, né dal punto di vista della raccolta pubblicitaria né dal punto di vista della proposta di contenuti. Quindi la situazione è questa. Tra l'altro tu dicevi costa pochissimo il decoder, ma fare un'emittente televisiva in digitale costa un pacco, una montagna di milioni, anche tutta la catena di apparecchiature che servono a fare una televisione digitale è costosissima. Quindi di nuovo pochissime se lo possono permettere, e quelli che se lo possono permettere sappiamo benissimo chi sono: Berlusconi e i suoi amici. Non ci saranno altri soggetti che entreranno nel mercato televisivo italiano da qui a non so quanti decenni, salvo spazzare via il monopolio Philips. Questa è la mia opinione. Diciamo che l'avvenire della televisione digitale è un avvenire che dipende da una molteplicità di fattori, per cui non è banale adesso immaginare come andrà avanti. Però la domanda che ci ha fatto adesso il professor Caselli mi sembra assolutamente pertinente, perché noi in Italia ci troviamo ad operare in un mercato televisivo drogato, assolutamente fuori norma da qualunque tipo di situazione dei paesi occidentali, con un'enfasi pazzesca sul digitale, appunto per coprire problematiche di monopolio che ci sono, no? In verità chi ha sperimentato maggiormente la televisione digitale, e parlo in particolare del Nord America e di qualche paese dell'Estremo Oriente, gli esperimenti non sono andati bene, perché alla fine l'atteggiamento delle persone è quello di utilizzare la televisione come sottofondo per dormire sul divano, cioè questo è l'utilizzo che al 70% le popolazioni di tutto il mondo fanno della televisione. Quindi mettersi lì a dover dire adesso spendo 2 euro, 3 euro per vedere questo tipo di cosa, oppure partecipo attivamente a questo tipo di situazione, non sono state trovate delle condizioni per le quali il cittadino è davvero interessato a queste cose. Perché il contesto di senso nel quale sono state sperimentate le televisioni digitali sono sempre quelli dei soliti canali commerciali. Potrebbe essere diverso se i contenuti e il contesto di utilizzazione è diverso, e quindi i contenuti di carattere più sociale o di altre cose. Questo tipo di situazione però si scontra con le cose che ci diceva prima, che abbiamo sentito prima, cioè sul costo delle apparecchiature. Quindi è un futuro che non sappiamo a modo quale potrà essere. Io personalmente lo vedo più nero che roseo. Allora, io continuo a parlare di noce e di noccioline, perché secondo me le cose bisogna diversificarle. Stiamo sempre parlando di un sistema per
diffondere, trasmettere informazione o trasmettere contenuti, che è sempre lo stesso, sia che sia digitale, sia che sia analogico, sia che sia satellitare, qualunque esso sia. Credo che il battage, cioè, parto da una mia convinzione di fondo, che attualmente in Italia stiamo vivendo un momento di sovraesposizione televisiva, nel senso che il pubblico, tra virgolette, è sia assuefatto al mezzo televisivo, quindi lo sta lentamente screditando, c'è un mezzo che molto lentamente sta cominciando a diventare un mezzo molto visto ovviamente, però con un livello di credito sempre più ridotto, sempre meno interessante. Dall'altra parte la noce satellitare sta cominciando a diventare un mezzo sempre più interessante, cioè molti più video utenti sono interessati sia per l'informazione sia per l'intrattenimento ai sistemi satellitari piuttosto che a quelli digitali o analogici di tipo terrestre. Se però continuiamo ad avere in mente questo senso del dire e facendo riferimento a dei mezzi di comunicazione che prevedono un centro di erogazione, qualunque esso sia, digitale, analogico, satellitare, col cagnolino, qualunque esso sia, ci sarà sempre un monopolista da qualche parte che prima o poi spunta fuori, cattura lo spazio di mercato utile e sufficiente che c'è e in qualche modo ci fa molto male nell'indietro. Allora, bisogna cominciare a riflettere se è possibile, utilizzando tecnologia analogica, digitale, reti, eccetera, poter provare a capovolgere il metodo, il come diffondiamo e distribuiamo il segnale, tra virgolette. Facendo sempre anche riferimento al fatto che la cosa che ci interessa per davvero